Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo con il calcio e torniamo dunque a mente fredda a commentare la sconfitta della Lucchese nel derby con il Pontedera. Una Lucchese opaca e spuntata. Volendo analizzare a freddo la sconfitta interna contro la bestia nera Pontedera, poiché ormai così si può chiamare la squadra di Indiani e Giovannini, risalta agli occhi del semplice e umile cronista che in 90 minuti la squadra di Galderisi non ha mai tirato in porta. E questo è un dato che deve far riflettere, così come riteniamo che tornando indietro forse il Nano avrebbe optato per una formazione leggermente più spregiudicata, inserendo magari fin dall'inizio un centravanti di ruolo come Raffini. Ma al di là della punta in più o in meno, tutto il complesso è parso appannato e non in grande giornata. Che poi Cavasci abbia trovato il jolly al 91esimo, questo ha reso la domenica ancora più amara. L'analisi della sfida infarcita da tanti ex nelle parole di Capitan Nolè e di Merlonghi. È stata una partita maschia, loro hanno avuto più possesso nel primo tempo e abbiamo un po' sofferto. Poi nel secondo tempo ci siamo ripresi e secondo me abbiamo fatto la nostra partita. E giusto il pareggio, rimane però con l'amaro in bocca questo risultato, guarda. Lascia una delusione enorme. Sì, purtroppo loro ci chiudevano bene le giocate, era difficile un po' sviluppare il gioco da dietro. Infatti abbiamo fatto molti palli lunghi e purtroppo niente, alla fine ci hanno fatto questo gol un po' beffardo. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista della delicata trasferta di domenica prossima alle 14.30 sul campo della Lupa Roma. Si giocherà all'Olindo Galli di Tivoli. Galderisi si consola col rientro di Bruccini e Mingazzini in mediana. La loro assenza si è sentita e non poco. Per il resto dovranno cambiare però ritmo e determinazione, tornando magari sui livelli ammirati solo la settimana scorsa ad Arezzo. Probabile infine che il ritorno dei due esperti centrocampisti non costituisca la sola novità della partita in terra laziale. E Lupa Roma Lucchese sarà diretta dal signor Paride De Angeli di Abbiate Grasso, assistenti Roberto Avalos di Legnano e Ilenia Dalia di Trapani. Abbiamo anche provvedimenti del giudice sportivo, due giornate ad Antezza del Como, Checchin del Prato e all'allenatore Gallo del Como. Una giornata a Nicco Alessandria, Fietta e Pessina del Como, Castellana Piacenza, Corradi Arezzo, Marconi Cremonese, Luci Livorno, Celli Lupa Roma, Ghiasi della Pistoiese e Tomi del Prato. Le ammende 3.000 euro a Como e Siena, 1.000 al Pro Piacenza, 750 all'Alessandria. Nella Lucchese rimangono in diffida Nolè e De Feo. Non troppo esaltante in campionato, il Viareggio può consolarsi almeno in una classifica che lo vede primeggiare. La graduatoria relativa a giovani di valore, la speciale iniziativa che premia i club di Serie D più propensi a schierare giovani calciatori oltre quelli previsti dal regolamento. Nel girone E la società bianconera con 860 punti precede Arm Argentina e finale Ligure. Diciamo che può essere un motivo di consolazione in un momento del campionato molto difficile per le zebre. Un'altra notizia di calcio, dilettanti, in breve prima di passare al basket. Si giocano mercoledì domani le semifinali della Coppa Provinciale di terza categoria. Alle 15 Montuolo Nave contro Virtus Piazza Serchio, in serata alle 20.30 Bargecchia contro Porcari. Siamo al basket femminile, campionato di Serie C. Il CG Serramenti Altopascio fa di necessità virtù con solo 8 atlete a disposizione e spugna il Palatenda di Piombino con il punteggio di 55-49 che consente alle Rosa Blu di accedere alla seconda fase per evitare la retrocessione e di accedere alla seconda fase tra l'altro in una buona posizione, ovvero a punteggio pieno. Siamo all'Atletica, domenica mattina gli spalti delle mura urbane di Lucca hanno brulicato di atleti, quasi 700. 650 atleti in gare, numeri importanti, quasi da record per i campionati toscani di staffette riservati al settore promozionale e settore assoluto, che hanno animato ormai il classico appuntamento con il cross country sulle mura, organizzato dall'Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Sotto l'aspetto prettamente tecnico è mancato forse l'acuto, ovvero la medaglia, ma la prova dell'intero team giovanile ed assoluto della Virtus è stata solida. In particolare una menzione davvero importante la meritano i giovanissimi atleti della categoria ragazzi, che guidati da un ottimo staff tecnico composto da Leonardo Monacci, Jacopo Bianchi e Lorenzo Chiocchetti, hanno saputo plasmare dei terzetti davvero interessanti e ben due formazioni sono entrate nelle 10 e quindi hanno ricevuto il premio sul podio. In campo femminile è mancato l'acuto, ovvero un posizionamento tra le migliori 10 formazioni toscane, ma ben 3 terzetti sono giunti tra le migliori 20.
I cadetti, bene, con la formazione composta da Tommaso Giannini, Paolo Marsili e Filippo Sodini, hanno conquistato un 12° posto assoluto. Nel settore assoluto, nelle staffette maschili e femminili, e proprio dal neonato settore femminile della Virtus Lucca, è giunto un ottimo 6° posto e dunque la premiazione per il quartetto composto da Giulia Sabovio alla cima, Giada Scantamburlo ed Elena Maronessi, mentre l'altro quartetto in gara ha terminato al 13° posto. Infine, in campo maschile, 7° posto a squadre, con il quartetto sceso sui prati delle mura, già in formazione tipo ed in base al regolamento nazionale, ovvero un atleta per categoria, e dunque Daniele Del Grande, Giacomo Belluomini, Daniele Del Niste e Marco Scantamburlo hanno terminato a ridosso della zona premiazioni, ma con un buon margine di crescita. E rimanendo all'atletica, sempre in merito a questi campionati, va registrato lo splendido 2° posto, la medaglia d'argento della squadra allieve del gruppo sportivo Recchiella, Francesca Setti, Anna Laura Mugno, l'esperta Claudia Finielli, non è la squadra allieve, naturalmente è la squadra composita tra le assolute e le varie categorie, e Silvia Donati, i nomi delle 4 atlete che hanno conquistato la medaglia d'argento. Prosegue la rincorsa del Rugby Lucca al primo posto in classifica nel campionato di Serie C. I ragazzi di Giovannico, nella terza giornata del girone di ritorno, hanno nettamente battuto gli Etruschi di Livorno 31-0. Il risultato però non deve trarre in inganno, perché la squadra labronica ha venduto cara la pelle, costringendo Lucca a difendere per buona parte dell'incontro. Ancora un'importante convocazione per il maestro Yuri Gasperini, Viareggino, commissario tecnico della nazionale italiana FESIC di karate. Gli azzurri, guidati dal maestro Viareggino, che vediamo in questa foto, sono in preparazione per l'imminente campionato europeo che si terrà in Romania. È una gara importantissima, ha sottolineato il maestro Gasperini, sicuramente la più difficile di questa stagione agonistica. Torniamo ad occuparci del Ciocco Story, siamo arrivati questa sera al 1993, la 16ª edizione, che fu vinta da Gilberto Pianezzola e Loris Roggia sul Lancia Delta HF, successo prestigioso per Pianezzola, che precedette campioni del calibro di Dario Cerrato e del solito Gianfranco Cunico. All'8° posto di quella classifica di 24 anni fa si affacciava un certo Paolo Andreucci, uno che avrebbe fatto e sta ancora facendo la storia del ciocco e del rallismo italiano. Comincia a delinearsi nel dettaglio il cast del 21° premio Fedeltà allo Sport, in programma lunedì 8 maggio, definito l'elenco dei premiati per lo sport lucchese. La Sfinge d'Oro sarà consegnata al capo delegazione dell'Italia Schermistica ai Giochi Olimpici, Paolo Azzi, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Scherma, lo vediamo in questa foto. Poi ancora alla 15enne ciclista Matilde Bertolini, portacolori della Pro Cycling Conceria Zabri Guerciotti di Manuel Fanini. Ed ancora la navigatrice Titti Ghilardi, vincitrice di 23 rally in carriera e sicuramente tra le navigatrici più apprezzate del panorama lucchese, e all'alpinista, anche questo una vecchia conoscenza, ben nota conoscenza, Riccardo Bergamini, che come sappiamo ha scalato alcune tra le vette più alte del mondo, soprattutto su quello che è il tetto del mondo, ovvero sull'Himalaya. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva di questa sera, vi ringrazio per l'ascolto, dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera.